Bentrovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. A Caltanissetta due arresti per droga. Giornata della creatività studentesca, centinaia di studenti in Piazza della Repubblica. Tennis tutto pronto per il torneo internazionale di Caltanissetta. A tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. A Caltanissetta in viale Testa Secca gli agenti della sezione volanti hanno fermato due giovani palermitani, Domenico Loverso, 22 anni, Alessio Tomaselli, 19, e sequestrato 300 grammi di hashish in tre panetti a forma di iPhone. La droga è stata trovata dopo una perquisizione personale. A quanto pare sarebbero giunti a Caltanissetta in autobus. Entrambi sono stati rinchiusi nel carcere Malaspina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Voltiamo pagina, giornata della creatività studentesca, centinaia di studenti in Piazza della Repubblica. Passo per le strade, la gente mi grida bravo, oh, bravo, oh, oh, bravo, se tu sei un vero king, devi gridare bravo, oh, bravo, oh, oh, bravo, quando passo per le strade, la gente mi grida bravo, oh, bravo, oh, oh, bravo, 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 la gente pensa che è proprio vergogna del mio stile, sì, cammino a testa bassa perché già Piazza della Repubblica ospita la giornata della creatività studentesca. Ne parliamo con Valentina Lomaglio, vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti. Siamo qui oggi dopo molti sacrifici che sono stati fatti per organizzare questa giornata, però siamo molto numerosi perché gli studenti ci tengono ad avere un loro spazio e a potersi esprimere, e qui oggi ci esprimeremo in moltissimi modi, sia con la musica, come potete vedere ci sono band studentesche, sia attraverso il disegno che attraverso lo skateboard, insomma tutte quelle discipline che poi si svolgeranno oggi. Quanti giovani partecipano? Partecipano moltissime persone, basti pensare che ormai voi saprete che queste cose si diffondono molto su Facebook, quindi ci sono gli eventi e cose varie, già soltanto all'evento Facebook abbiamo 600 partecipanti, quindi ho buone, diciamo, buoni presentimenti per quanto riguarda la partecipazione. Quali sono le prossime iniziative in programma? Le prossime iniziative in programma sono la sfilata delle ragazze del liceo artistico regionale, e poi ci sarà dall'1 alle 4 il contest di speed painting, quindi i ragazzi avranno 3 ore per disegnare e il vincitore avrà la possibilità di trasformare il suo disegno in grafica per magliette che poi verranno rivendute. Quale messaggio lanciano gli studenti nisseni con questo genere di manifestazioni? Prima di tutto io ci tengo a lanciare un messaggio molto chiaro, che è quello che c'è la volontà, non è vero che Caltanissetta è morta, perché Caltanissetta c'è nel momento in cui gli studenti, nonostante tutto, esprimono veramente la volontà di fare qualcosa e di dare un segno a questa città. Quindi quello che è il mio auspicio è che magari con queste nuove lezioni, con diciamo il vento fresco che si respira, queste cose diventino all'ordine del giorno e sia veramente possibile vivere una città a misura di studente. Sfida finale su TCS tra Ruvolo e Giarratana, candidati alla carica di sindaco di Caltanissetta. Sfida finale, speciale elezioni, questa sera alle ore 21 in diretta su TCS, il confronto tra Giovanni Ruvolo e Michele Giarratana in vista del ballottaggio di domenica 8 e 9 giugno per la carica di sindaco. Da una parte il candidato più votato il 25 maggio, Ruvolo, che ha ottenuto il 46,39%, sostenuto da Intesa Civica Solidale, Patto Etico Responsabile, Cambiare Caltanissetta, UDC e PD. Dall'altra il secondo, Giarratana, di Caltanissetta protagonista, Grande Nissa e Giarratana sindaco, con il 15,19%. La sfida finale andrà in onda anche sul canale 647 di TCS +1, in differita di un'ora, e in streaming su tcsnews.tv. Da tutti i dispositivi mobili è possibile scaricare le app per iPad, iPhone e Android. Festa della Repubblica, consegnate medaglie e diverse onorificenze. Massiccia partecipazione per la Festa della Repubblica anche a Caltanissetta al Monumento dei Caduti in Viale Regina Margherita. Consegnate 4 medaglie d'onore a Pietro Noto di Butera, che ha subito la deportazione in Germania nella Seconda Guerra Mondiale.
al mussomelese Vincenzo Caruso alla memoria, deportato nel 1943 in Germania, a ritirarla Maria. A Luigi Napoli, deportato a Mauthausen, alla memoria, ritirata dalla figlia Giovanna. A Roberto Petix, alla memoria, prigioniero nei campi di concentramento tedeschi, ritirata dal figlio Giovanni. Inoltre, quattro onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ufficiale a Claudio Torrisi, direttore dell'Archivio di Stato di Palermo. Nominati cavalieri Sebastiana Carruba di Riesi, insegnante di scuola media in pensione, Giuseppe De Pasquale, vice soprintendente della Polizia di Stato, e Roberto Di Dio, capitano della Real Maestranza nel 2013. Giochi, divertimento e magia, l'ex oratorio di via Borremans a Caltanissetta. Massiccia partecipazione di giovanissimi sabato scorso all'ex oratorio di via Borremans per un pomeriggio all'insegna del divertimento e della spensieratezza su iniziativa di una scuola privata che festeggiava il traguardo del primo anno d'attività nella stessa struttura. All'appuntamento hanno partecipato anche i volontari della Croce Rossa Italiana impegnati in dimostrazioni di primo soccorso e di sostruzione e un pasticcere nisseno che ha dato prova della propria abilità. Giochi di magia e non solo, anche baby dancing durante il lungo pomeriggio conclusosi con un musical in collaborazione con i ragazzi della scuola media di Santa Barbara. Un giorno allegro, gioioso per tutti i bambini di Caltanissetta. Abbiamo voluto aprire a loro le nostre porte gratuitamente per fare rivedere e vivere un giorno nell'istituto salesiano a Caltanissetta, che era stato un tantino negli ultimi anni un po' abbandonato. Abbiamo un lattantino che si è ostruito da un corpo estraneo, per cui bisogna afferrarlo immediatamente dalla mandibola, posizionarlo sul braccio in questa maniera e iniziare a dare 5 colpi tra le scapole con via di fuga laterale, facendo attenzione a non colpire il capo. Bisogna alternare la manovra alle 5 compressioni toraciche, facendo attenzione di fissare bene il bambino sotto l'ascella. Cerchiamo il centro del torace con due dita perpendicolari al torace, facciamo 5 compressioni toraciche, alternando la manovra alle 5 compressioni, ai 5 colpi tra le scapole in questa maniera. La stessa manovra viene fatta sul bambino, però è ovvio che la manovra delle compressioni toraciche nel bambino cambia, per cui si prende il bambino sempre dalla mandibola, quindi si preferisce le parti ossee, si appoggia sulla nostra gamba, sempre con la testa verso il basso, una posizione declive del capo, e si iniziano a dare 5 colpi interscapolari con via di fuga laterale, alternando la manovra alle 5 compressioni subdiaframmatiche. In questa maniera si va a cercare il punto di repere con il pollice e l'indice, una mano chiusa a cucchiaio, e si effettuano 5 compressioni dal basso verso l'alto, dall'esterno verso l'interno. Questo permette di salvare la vita ai nostri bambini. Giovedì 5 alle ore 20 il gruppo Ballare Estate festeggerà 10 anni di attività, appuntamento al centro polivalente comunale Michele Abbate di Caltanissetta. In programma una serata di ballo liscio e latinoamericano. Presenteranno Piero Lamendola ed Emanuela Volo. L'ingresso sarà gratuito. Adesso ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Ad Agrigento, operazione dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro per contrastare il lavoro nero. Sanzioni per 35.000 euro, i particolari su tcsnews.tv. Incidente stradale, un'auto precipita da un viadotto, un ferito. Incidente stradale, poco prima delle 19 di sabato 31 maggio al chilometro 63.8 della statale 640. Per cause in corso d'accertamento, una Dacia Sandero è precipitata dal viadotto San Giuliano. L'auto era condotta da un rumeno di 46 anni, residente nel Messinese, ricoverato all'ospedale Sant'Elia. Sul posto sono giunti i soccorsi. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale per risalire alle cause del sinistro.
Calcio, l'Acragas batte 3-1 il Pomigliano e vola in finale playoff per un posto utile in caso di ripescaggi in Lega Pro. Domani presso la Lega Nazionale Dilettanti sarà stabilita la sede della partita tra Acragas e Correggese, prevista la diretta su Rai Sport. Calcio a 5, la Nissa Futsal batte il Soverato con i calci di rigore 7-3 e accede alla finale per la promozione in Serie B. Dovrà vedersela contro l'Isernia, andata sabato 7 giugno a Caltanissetta, ritorno il 14 in Molise. Per il tennis è tutto pronto in vista del torneo internazionale di Caltanissetta. È tutto pronto per il torneo internazionale di tennis di Caltanissetta, ne parliamo con Giorgio Giordano che è direttore della manifestazione, una manifestazione che dal punto di vista tecnico sicuramente è di rilievo. Sì, è quest'anno un torneo veramente di eccellenza. La settimana scorsa abbiamo ricevuto l'entry list dall'ATP con i giocatori che parteciperanno al nostro torneo ed è un entry list veramente di eccellenza. Abbiamo ben 11 giocatori sotto i 150 della classifica mondiale ATP, di cui 5 sotto i 100. E giocatori tutti specialisti della terra rossa, infatti i primi quattro sono dei tennisti spagnoli di grosso nome come Andujar circa due mesi fa ha impegnato Nadal al tie break del quinto set in un torneo ATP, abbiamo Montagnès, vorrei ricordare anche gli italiani, Volandri, Starace, il palermitano Cecchinato che quest'anno entra di diritto nel tabellone principale e vorrei segnalare anche un giovane tennista tedesco, Alexander Zverev, appena 17enne, che è il numero uno della classifica mondiale juniores. Quest'anno ha vinto gli Australian Open, l'anno scorso è arrivato in finale a Roland Garros e agli US Open, quindi un tennista che sicuramente ne sentiremo parlare negli anni futuri. Si preannuncia massiccio anche il pubblico. Eh sì, il pubblico come ogni anno aspettiamo numerosi a questo circolo, quest'anno abbiamo infatti aumentato la capienza delle tribune, abbiamo montato una tribuna sia nel campo centrale che nel campo numero 3. Eh sì, comunque questo il pubblico ci ha sempre supportato, è stato sempre presente in maniera massiccia al nostro torneo. Dal 7 al 15, momento di inaugurazione? Sì, il torneo inizierà il giorno 7, sabato con le qualificazioni, quindi sabato e domenica avremo le qualificazioni che promuoverà 8 tennisti al tabellone principale che avrà inizio lunedì. Il torneo si concluderà domenica alle 18 e vorrei ricordare che quest'anno avremo una diretta televisiva su Super Tennis che seguirà appunto la finale in diretta dal torneo. Una grande soddisfazione per il presidente del Tennis Club di Caltanissetta. E non solo per me che ho lavorato tanto, ma per tutti quelli che dietro sono a questa organizzazione e il pubblico nisseno che ormai condivide e aspetta con ansia questo avvenimento. D'altra parte il circolo diventa sempre più bello, sempre più accogliente e sempre più capace. 16 anni di esperienza sono serviti tantissimo. Abbiamo avuto condivisione dell'amministrazione pubblica e soprattutto dei privati. Cosa significa per Caltanissetta questo torneo? Intanto è un avvenimento di portata internazionale che pone Caltanissetta all'attenzione del mondo. Quindi direi che è molto importante, la sua un'assenza, una defezione, una mancanza per qualche motivo di venire meno a questo appuntamento penalizzerebbe la città, i suoi concittadini che ormai, i nostri concittadini che sono ormai acculturati a questo spettacolo e che ci incontrano per strada appena finisce l'avvenimento chiedendo di non mancare l'appuntamento per l'altro successivo. Ma adesso abbiamo interesse in tutta la Sicilia, abbiamo avuto già prenotazione e arrivo di autobus scolaresche e appassionati di tennis e degli altri club che verranno a visitarci durante lo svolgimento del torneo. Vi lascio alla rubrica Salute e Benessere, l'informazione continua su tcsnews.tv, da tutti i dispositivi mobili è possibile scaricare l'app per iPad, iPhone e Android. È attivo il canale 647 di TCS Più 1 con la programmazione indifferita di un'ora. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.